Bene, smettiamo di parlare, potiamo e basta, così ci si rende conto anche bene di com'è la velocità di intervento con questo sistema. La pianta è già potata. Capovolto. Ci vogliono 3 secondi per fare una pianta. Poi certo lì c'è qualche pallone da eliminare, però guardate com'è. Sto anche stracciando, in pochi secondi la pianta è fatta. C'è un sistema che vi dà, se ragioniamo in secondi, per potare le piante. Ho fatto 2 speroni, ho fatto il mio capovolto e non devo fare nessun altro taglio. Quindi c'è una rapidità estrema di potatura. Bene, potiamo anche questa, basta chiacchiere, elimino il pallone, elimino il vecchio capovolto, faccio uno sperone qua. Faccio un altro sperone qua, questo è un bel capovolto, la pianta è potata ed è potata ed è anche stracciata. Questo è il lavoro, ne sto lasciando due, abbiamo detto che non ci servono. Ok, questo è il lavoro di potatura. 3 secondi per fare una pianta, poi certo bisogna stare un attimo di attenzione anche sul ceppo, qua c'è per esempio un pallone che deve essere eliminato, ma di questo stiamo parlando. Forbicine, taglio di un anno, taglio di 2 anni, taglio di un anno, la pianta è potata. Guardate, pianta ordinata, pulita, esteticamente perfetta. Adesso non sono stato lì a discutere di gemme, ci butto già l'occhio, a me mi viene più naturale, ma questa qui è la gemma dell'anno prossimo, per lo sperone, questo è lo sperone dell'anno prossimo, capovolto. Questo andrà eliminato. Potatura, rapidissimo. La pianta, proviamo a vedere quanto ci vuole per potare. Bene, eliminiamo un pollone, sperone, eliminiamo un altro pollone, eliminiamo il vecchio capovolto. Questo, altra pianta, sto praticamente anche stracciando oltre che potando. Pollone, capovolto, la pianta è potata. Eliminiamo le chiacchiere, parliamo di 30 secondi, poi fate voi il conto quanto ci ho messo per fare questa pianta. Vantaggio principale, mettiamo tra i vantaggi di questo sistema di potatura, quindi lavorare su 2 cornetti messi sui 2 lati, è questo, quindi velocità di potatura è una cosa fondamentale, specialmente se avete da potare 30 o 40 ettari, 50 ettari, non lo so, o anche 10 ettari, ma magari invece di avere 5 operai per tanti giorni, avete 3 per qualche giorno in meno. Non devono andare in giro con il segaccio, non devono fare grandi tagli. Questo è un taglio di un anno, questo è un taglio di un anno. Ho tagliato qua il vecchio sperone, basta, non c'è nient'altro. La ripulite dai polloni e non c'è molto altro da dire. Questa è la velocità di potatura. Anche qua, naturalmente, poi discorsi che abbiamo già detto tante volte, tanti piccoli tagli qua sopra, sotto la pianta è integra. Branche cresciute bene, belle, perché sono uniformi, lo si vede dalla robustezza, dal diametro che hanno queste branche, i cornetti sono belli robusti e sono attaccati sulla branca, non sono scappati via. Questa è una pianta del 2007, siamo sempre nello stesso vigneto, quindi stiamo parlando di piante di 13 anni, vedete che in 13 anni lui è impalcato a questa altezza, guardate che non è salito manco di un centimetro, si è allungato di 13 centimetri, quindi ha fatto un centimetro all'anno, ma non è salito in verticale di 13 centimetri, in questo caso c'è una risalita quasi nulla, è andato prevalentemente in orizzontale. Qua si è impalcato a questa altezza, adesso sono qua, quindi sono cresciuto, vedete, rispetto da qui al cornetto sono cresciuto forse di 4-5 cm, non di 13, la maggior parte dello sviluppo è in senso orizzontale. Qua è salito un pochino, ma normale che salga anche, mi piace anche di più se la branca tende ad andare un po' a salire piuttosto che sia perfettamente orizzontale. Una pianta. Ormai il criterio di potatura è chiaro, elimino il vecchio, eliminiamoci anche questo vecchio tutore di canna, non servono a niente, la
pianta è pronta, facciamo uno sperone qua sotto, questo è un capovolto, questo è l'altro sperone, pianta potata e stracciata. Ora, questo è un vigneto con piante molto deboli, perché molto piccoline, perché è una situazione di bassissima fertilità, quindi mettiamoci anche che abbiamo delle piante un po' più grandi, un po' più impegnative, con più legna da stracciare, ci vorrà qualche secondo in più, qualche un periodo un po' più lungo di potatura, ma potatura vedete che diventa, è questa qua, è pianta di nuovo, ben impostata, belle branche robuste, grande spessore, gli speroni robusti inseriti sulla principale fonte di alimentazione che è la branca, qua lo stesso, qua ti tenderà ad andare un po' più giù, ma questo c'era. Questo è il mio capovolto che imposto in questo modo,